immaginate. Presidente Iachini, io prima di parlare del progetto Iaconi le volevo chiedere una cosa: qual è stato il segreto che ha fatto un po' innamorare tutti i tifosi di calcio abruzzesi? Perché lei in un giorno ha risolto la grana stadio, ha risolto il problema dell'indebitamento del Teramo e ha già sponsorizzato un progetto super ambizioso. Non se ne trovano di presidenti come lei. Beh, che siamo, si sono innamorati anche altri tifosi al di fuori della provincia di Teramo, mi fa veramente molto piacere, questo non lo so e ne sono contento. Qual è il segreto? Ma non lo so, io generalmente quando mi avventuro in un'iniziativa ci metto tutto me stesso e cerco di trasmettere la mia voglia di arrivare al risultato. Progetto tecnico, Tedino, Iaconi, Federico. Iaconi in conferenza ha detto: non mi sento di promettere la B, però poi ai nostri microfoni ha detto: faremo una grande squadra con l'obiettivo di essere tra le prime. L'obiettivo tecnico del presidente Iachini? Andrea credo che abbia già risposto, naturalmente io una delle primissime interviste quando ancora non si era chiusa la squadra, diciamo l'operazione Teramo, mi ero sbilanciato nel chiedere che voleva andare subito in B. La prima risposta è quella che vale. Io credo la prima risposta è quella che vale, è vero, però è anche vero che bisogna costruire, quindi mettiamo i piedi per terra. Tutti hanno le ambizioni, nessuno nasconde, quando si fa una competizione, io pure quando facevo le mie gare ad ostacoli, quando sapevo di avere qualcuno a fianco più forte di me, ho detto tanto stavolta ti frego, quindi prima o poi. Che tempo aveva? Insomma, un bel 15-1 sui 110 ostacoli e un 56 qualcosa sui 400, insomma, no, certo, poi l'ho lasciato per l'università, dove nella fase di crescita non l'ultima la lasciamo. Presidente, ci racconta il giorno che lei ha deciso, sì, voglio il Teramo Calcio, come è nato il primo pensiero? Ma guarda, è meglio che non me lo ricordo, però è nato nel mese di maggio, veramente, la prima goccia è stata il giorno della festa della mamma, un pranzo familiare con un parente che mi ha iniziato a stimolare, poi una settimana dopo ci siamo ritrovati a cena con quattro amici più ferrati di me e molto appassionati del calcio. E qualche giorno dopo è scattata la molla e da lì abbiamo iniziato a contattare Campitelli e da lì è partito il tutto. Bocca al lupo, Presidente. Credo.